Cosa c'è? Capitane Kellio, sono Re Giasone di Iolco. Il senatore Anassagora dice che mi puoi aiutare. Hai avuto notizie della presenza di uomini sospetti in città? Beh, ci siete voi. E quella nave piena di ioniani, ma li stiamo tenendo d'occhio. E i Lingua Nera? Ne ho visto uno nel vostro mercato. I Lingua Nera? A Micene. Con il dovuto rispetto, signore, siamo nel porto più sicuro della Grecia. Ogni nave è personalmente ispezionata da una delle mie guardie. Se un Lingua Nera osa venire qui, lo troviamo prima che lasci il porto. Vuoi farci affiancare da una tua guardia nell'indagine? Le guardie non hanno tempo da perdere a rincorrere le tue fantasie. Così non farei nulla. Un conto è sentirsi sicuri, un altro è ignorare una minaccia. Non sta a te giudicare il mio operato, signore. Fra il torneo di Licomede, le tensioni in Senato e la tua prova di combattimento, la gente è al limite. Adesso la violenza può spargersi come un incendio. I miei uomini mi servono dove sono. Ora, se mi vuoi scusare, Altezza. Anch'io ho visto qualcosa di strano nel mercato. Non so se fosse un Lingua Nera, ma è apparso e scomparso in un attimo. L'hai detto a Echelio? Sì, signore. Mi ha detto le stesse cose che ha detto a te. Stai allerta, Alexio. Fammi sapere se vedi qualcos'altro. Sì, signore. Un consiglio, se posso. Cerca Cicogna. Cicogna? Chi è? Un criminale. Contrabbando, gioco d'azzardo, usura, spionaggio. Un malfattore eclettico. Non dovrei dirlo, ma di quel che succede ne sa più lui di qualsiasi senatore. Dove fa il nido questo Cicogna? C'è un problemino. Non sappiamo chi sia. Abbiamo cercato di trovarlo, ma quando si tratta di Cicogna, alla gente viene l'amnesia. È in un posto vicino al mercato, ne sono certo. Forse tu puoi trovarlo, dato che sei straniero. Dopo il grande incontro? Sangue di capra fresco, miscelato con miele e sale marino. No, grazie. Sto cercando colui che chiamano Cicogna. Cicogna? Sono nuova di Micene e l'ho solo sentito nominare. La mia vicina Iffia l'ha nominato tempo fa. Credo che suo figlio sia nei guai con quell'uomo. Il banco di Iffia è nell'area nord-ovest del mercato. Grazie. Sì, valuta queste tappezzerie stupende. Questo mercato è un tempio per gli adoratori del denaro. Benvenuto! Dicono che la tua nave sia grande quanto un palazzo. Ti serviranno provviste per il ritorno a casa. Ci penserà Mastro Argo. Allora spero di vederlo presto. Mi chiamo Bago, e tu? Piacere, mi chiamo Giasone. Ti secca se ti rubo qualcosa? Beh, sì, Bago, sono cose che non si fanno. Sì, dovrebbe lasciar perdere, considerando la sua tecnica ingenua. Per favore, Cicogna dice che se non rubo faremo la fame. Conosci Cicogna? Sì, è il mio nuovo papà, ha molti figli, e io sono il più nuovo. Bago, mi sai dire dove posso trovare Cicogna? Oh no, non posso! Me le darebbe di santa ragione! Ti proteggerò, Bogo. Non ti farà del male. No, non posso. La sua regola numero uno è non dire a nessuno chi sono.
È Cicogna che ti dice di rubare alla gente? Lo fanno tutti i ragazzi. Cicogna dice che poi diventa più facile. Speriamo. Bogo, Cicogna si sta approfittando di te. No, no, mi ha tolto dall'orfanotrofio. Là mi picchiavano e mi chiudevano a chiave senza cena. Con Cicogna le percosse sono molto più leggere. Non mi chiude quasi mai a chiave e a volte c'è qualcosa da mangiare. È molto gentile. Ogni mese dà un fico al ragazzo che porta più monete. Non è un ottimo padre. Se resti con lui, finirai in prigione. Oppure morto. Ma è l'unica famiglia che ho. Scusa, Giasone, ora devo smettere di parlare. Devo andare in cerca di Gonzi. Ci deve essere qualcun altro che conosce Cicogna. Qualcuno che non rischia tanto. Hai ragione. Troveremo Cicogna da soli. Possiamo iniziare dalla mercante Iffia e vedere cosa scopriamo su suo figlio. Benvenuto, buon signore. Cuffo frestacci e sego migliori della Grecia. Non mi interessano. Forse Cuff allora ha altra cosa. Cuff sa che hai grande nave. Serve ragazzo? Due ragazzi? Aiutare equipaggio? Cosa? Cuff offre buon prezzo. Le guardie sapranno quel che fai, miserabile. Re straniero fraintende. Cuff ancora imparando a parlare lingua. Cuff offre solo servizio, uso di lavoratori, non vende. La tua offerta mi offende. Ora smettila. Mie umili scuse, buon signore. Re Giasone, non mi sento bene. Cos'hai, Sinone? Ho fatto come hai suggerito. Ho assistito ad un incontro del tuo processo. Ho visto... Ecco, ad un gladiatore è stata tagliata la testa. La testa è rotolata via. E quando si è fermata, mi fissava. Tutto qui? Io ho visto una testa mozzata aprire la bocca come se volesse parlare. Basta, fermati! Che orrore! Ma è questa la vita di un gladiatore? Non è quello che vuoi? Forse mi sbagliavo. Sinone, torna a casa. Sali sulla prima nave diretta a Iolco e di loro che Giasone ordina che ti portino indietro. Quando sarai di ritorno, fai visita a tua madre e poi recati a palazzo. A palazzo? Credo stiano cercando un assistente apprendista maggiordomo. Sembra importante. Oh, lo è. Grazie, tante grazie. Ave! Ave! L'uomo di Micene non può vincere sempre. Achille potrebbe soccombere di fronte a uno di voi. Alcuni sono disgustati dall'olezzo del porto, ma io sento il profumo del commercio e della cultura. Cerchi qualcosa di specifico? Sei Iffia, la madre di Origene? Oh, non dirmi che sei qui per farti pagare altri suoi debiti. O sei uno dei suoi cosiddetti amici? Perché non lasci in pace mio figlio? Sono le canaglie come te che l'hanno messo nei guai con Cicogna. Forse potrei parlare con Cicogna a nome di tuo figlio. Sai per caso dove sia? Chi? Origene? È andato al tempio di Hermes a fare una donazione. Lode al messaggero, sarà meglio che funzioni, perché è l'ultima moneta. Intendevo Cicogna. Cicogna? Io che ne so?
La mia attività sarà in difficoltà, ma almeno è onesta. È mio figlio che si è invischiato con quel furfante. Ma adesso ha chiuso con queste cose completamente. È cambiato ed è andato al tempio di Hermes. Oh, dovevi vedere la sua faccia stamattina quando gliel'ho data. Così devoto e onesto. Spero che la donazione vi porti fortuna. Arrivederci, Iffia. Monete di Origene sono buone. Sfido tutti. Origene, figlio di Iffia? Chi lo chiede? Mi chiamo Giasone. Ho parlato con tua madre. Buon per te. Ho parlato con lei anch'io. Ma sei qui per giocare o per parlare dei miei parenti? Origene, Cicogna vuole vederti. Ci scommetto. Gli devo più soldi di quanto ricordi. Andrò a trovarlo quando li vinco. Non ti credo. Dove lo incontrerai? Beh, nel suo... Aspetta un attimo. No. Non sono così stupido. Oh sì. Sì, gentile. Nessuno deve sapere chi ce l'ha detto. Beh, sai, non ci sono tanti gruppi più appariscenti di voi a Micene, vero? Non credete che ci abbiano già visti parlare? Mi dirai quello che voglio sapere. L'unico problema è capire quanto ci metterò a persuaderti a parlare. Va bene, va bene. Sai che ti dico? Ce la giochiamo in un gioco di arguzia. Se vinci, ti dirò quel che vuoi sapere. E se perdo? Non lo farò. Oh, e tornerai dalla mia cara mammina a dirle che mi hai visto fare una donazione qui. Come posso fidarmi di te? Vivo sulla fortuna di Hermes. Da come la vedo io, ti ha mandato qui a determinare il mio fato. Che vinca o perda, lo seguirò. Funziona così. Io scelgo il gioco e tu scegli chi gioca per primo. Così è tutto chiaro. Decidi il gioco. È un gioco semplice, vecchio come le colline. Si chiama 11. A turno giochiamo un numero, compreso fra 1 e 4. Ogni numero giocato si aggiunge al totale. Chi fa esattamente 11 vince. Chi raggiunge un numero superiore a 11 perde. Semplice, eh? Allora dimmi, vuoi giocare per primo o per secondo? Vado per primo. Allora partiamo. Gioca il tuo numero e vediamo chi è più intelligente. Gioco il 2. Allora il totale è 2. Gioco il 4 che porta il totale a 6. Tocca a te. Gioco il 4. Allora il totale è 10. Quindi io ovviamente gioco l'1, portando il totale a 11. Pare che abbia vinto. Non ti rammaricare tanto. Pochi in Grecia possono competere con l'arguzia di Origene. Forse esageri un pochino. Non vedo l'ora di sentirti dire a mia madre che bravo ragazzo sono stato. Devo sapere dov'è Origene. Ne abbiamo già parlato. Abbiamo giocato. Tu hai perso. Erano i patti. Giochiamo ancora. Ti piacerebbe, eh? Ma io che cosa ci guadagno? Se vinci, pago i tuoi debiti a Cicogna. Stai parlando di una bella somma. La pagherò. Allora cosa aspettiamo? Giochiamo. Gioco per secondo, inizia tu, Origene. Allora cominciamo e vediamo chi è più intelligente. Per cominciare gioco il 2, quindi il totale è 2. Tocca a te. Gioco il 3. Allora il totale è 5. Gioco l'1 che porta il totale a 6. Tocca a te. Gioco il 2. Allora il totale è 8. Quindi io ovviamente gioco il 3, portando il totale a 11. Ho vinto ancora! E tu, signore, mi devi un bel gruzzolo. Ho detto che pago i tuoi debiti a Cicogna, non a te. Imbroglione! Dimmi dove lo trovo e i tuoi debiti sono cancellati, Origene. Non se la prenderà con me se gli mando qualcuno a pagarlo, no? Va bene, ascolta. Cicogna opera da una bancarella di stracci nei bassi fondi. È egiziano e si chiama Kuf. Preparati a consegnargli una bella somma. Accertati che sappia per chi è. Hai la mia parola. Hai fatto la scelta giusta. Altra volta.
Credo di stare onorando Cicogna. Così hai scoperto il mio segreto. È stato Origene a dirtelo? Non fargli del male. Pagherò tutto il suo debito, se rispondi a delle domande. Tieni la moneta. I suoi debiti sono condonati, anzi, sono contento che ti abbia mandato qui. Forse tu puoi fare qualcosa per me. Ma prima, Cicogna cosa può fare per te? Ci sono dei lingua nera, Micene. Ne hai sentito parlare? Voci, sussurri per le strade. Dove prendi le informazioni che hai? Guff segue molti ragazzi. È facile che un bambino passi senza farsi notare dove ci sono persone importanti che parlano. Ci sono anche altre voci. L'onorevole Patroclo parla con gli ioniani in privato. Mi chiedo di cosa. Quei mercenari combattono nell'arena. Cosa c'è di strano? Patroclo avrebbe offerto un contratto a un campione ioniano di nome Dokon. I campioni della Ionia sono vigilati gelosamente dai loro capi, tribù. Non lasciano la madre patria. Cosa ancora più strana? Per ora un uomo solo è iscritto al torneo. Chi credi che sia? Il campione ioniano. Esatto. Dokon non ha avversari. Nemmeno Achille ha accettato di battersi. Follia! Ma cosa sta pensando? Posso suggerirti di porre questa domanda a Patroclo? Ora, vi ho dato qualcosa di valore, giusto? Mi aspetto in cambio qualcos'altro di valore. Cos'è che vuoi? Non importa che lo ioniano vinca o perda. Gli affari continuano. Ma se c'è un solo concorrente, non c'è un torneo. Niente torneo, niente gioco d'azzardo, niente gioco, niente affari. Per Kuf, tu potresti convincere Achille a partecipare al torneo. Ha stima di te. Perché dovrei? Perché tu tragga profitto dal gioco d'azzardo? Pensa solo a questo. Se vince Achille, Micene accetterà con orgoglio il regno di un suo figlio. Se vince Dokon, ci sarà la guerra civile. C'è del vero in ciò che dice Giasone. Bene, andremo a parlare con Patroclo. Qui c'è qualcosa che non mi torna. Umilmente grato. Kuf tiene piccole spie al lavoro. Se Kuf scopre di più, piccola spia viene da te.